aumentati da un sostegno di controllo con l'azienda che è verificabile e che tiene anche traccia di tutta la storia, quindi è possibile verificare in qualsiasi momento i prodotti che sono arrivati, che sono i corrispondenti al capitolato, nelle quantità in quali sono arrivati, quindi come sono stati consumati, le scadenze dei prodotti, c'è tutta una storia che viene registrata e serve proprio a garanzia dell'azienda che ci mette il nome, forma anche gli operatori con un programma, con un calendario di attività sui cuochi, sui tutti i cuochi, sul personale, proprio per sensibilizzarli a comunicare e fare dei controlli su tutta la filiera e tutto questo è un tracciabile. Abbiamo poi attivato, come da previsto dal contratto, delle analisi del laboratorio che vengono fatte in maniera periodica, quindi viene proprio l'analisi esterno che fa dei periodi di campioni, certifica con dei risultati che anche questi sono agli atti, sono montati, sono risultati analitiche dei prodotti a tutto e a conto, e che questo è quello che facciamo. Sul discorso del corpo scaduto, voglio solo ricordare, prima di dare una spiegazione tecnica. Allora, i prodotti che vengono utilizzati sono esclusivamente freschi, se non in minima parte autorizzati il gelo, in particolar modo delle verdure da catturare, e il pesce, che naturalmente non può essere fresco. Noi parliamo di un'eccedenza di un prodotto in particolar modo che si è rilevata perché c'è stata la chiusura di una scuola improvvisa per il 25 e quindi l'ordine del prodotto viene fatto anticipatamente su circa 1.400-1.500 parti che produciamo giornalmente, c'è stata la chiusura di una scuola e quindi c'è stata una eccedenza di un prodotto crudo che non poteva essere tenuto e smaltito secondo il canone di una domanda ma per la quantità che può essere che nel ciclo di produzione di 1.500 pasti è minimo, ma mi rendo conto che dire 40 kg 50 kg di carne può essere già tutto, è stato erroneamente congelata in attesa di chiamare lo smaltitore, perché anche lo smaltimento di un prodotto categoria 3 deve essere fatto tramite ditta autorizzata che certifica lo smaltimento, quindi il cuoco doveva mettere il prodotto eventualmente mettere il cartello e il sintesi quello che mancava, ma la merce era collocata in un pozzetto gelo, quindi si tratta di merce fresca congelata per non che deperisse in attesa dello smaltimento, cosa che poi è avvenuta ed è certificata ed è tracciata anche quella. Quindi l'errore è stato non identificare con un cartello, che probabilmente c'è, che è stato anche messo ma poi perso, che quel frigorifero lì c'era solo quell'elemento lì, quindi parliamo di un alimento fresco congelato, che poi ha passato la scadenza ma in quanto congelato. Lo stesso prodotto è stato utilizzato 4 volte, vado a memoria, ma poi nella relazione tecnica documentata che facciamo avere l'amministrazione tutto documentato, è stato servito altre 4 volte ed è stato ordinato delle quantità verificate, ripeto non solo da noi, dagli organi competenti, che le quantità ordinate corrispondono al ciclo di produzione, quindi il prodotto è sempre rimasto lì nel congelato e non è mai stato utilizzato e non sarebbe mai stato utilizzato. E altre volte lo stesso prodotto è stato ordinato presto e definito in lavorazione e consumato presto, certificato da tutta la filiera della disciplina. Questa è la nota tecnica che io vi devo giustamente prendere nota. Grazie, prego.